Allora bisognava raggiungere uno sbalzo di questo tipo e bastava guardare qualsiasi strada di città che erano illuminata con certi archi così, non come è illuminato in questo momento Aspen, con delle lampade che vanno su, vanno tutti in una base, per poi portare una lampadina sopra. Ma questo succede in tutte le città che vogliono il cosiddetto arredo urbano. Ok. We needed to reach a certain distance from the base of the lamp to the table. So one very easy suggestion were the street lamps, not like the ones that are in Aspen now that are just going straight on and then they have a little lamp up then, but those that you find everywhere that reach with a beam reach a longer distance. Allora, per ottenere questo, per ottenere questo sbalzo era necessaria una base economica ancora oggi, è una base di marmo, come è lavorata in Italia, non per lusso, ma per il costo. Okay, to reach such distance we needed a very heavy basis, and also an economic one. And in Italy marble is very economic. So this marble basis was meant to be an economic and simple way to give a heavy basis to the land. Comunque, lo scopo era portare una luce a distanza. Ah, beh, si vuole... And this is also a portable lamp. Ah, dice, come che questo, ecco. Questo buco è fatto per poter portare... Adesso, ecco... Lo stesso problema del portare la luce con una certa distanza avviene sui piani del tavolo. Molto spesso troviamo sui piani del tavolo delle ambe, delle apparecchiature che hanno dei bracci che si muovono, fanno così. E poi dopo si è in due a parlare, no? Vedi tu, ti metti qui. Do le spalle. Dai le spalle. Io metto questo qui. Questo è staccato. The same problem aroused about having a same type of lamp on a table. So here you have, let's say, a table Arkham lamp. Allora, lo scopo è ridurre questo qui alla minima cosa in modo che si possa parlare senza avere disturbo. Questa è una tezza che non viene nell'occhio e la lampada è fatta. Questa base è come quella là perché deve tenere uno sbalzo in questo lato. The chief component of design in this case was to have a stem, let's say a stem, as thin as possible so as to make the view between the two persons possible. So here you have the lamp at a height that doesn't bother anybody, and a very, very thin stem, and a heavy basis, just like in the Arkham. Ecco. Magari, in particolare, più importante di tutto l'oggetto, è magari il suono di questo interruttore. And a very, very important detail of the object is the sound of the switch. Così come è importante poterla discutere. And also it is very important that it has a jack plug just like hi-fis. So you can just destroy it. Anche questo era portare una lampada a distanza. In questo caso invece abbiamo un altro apparecchio che ha un altro scopo, che è quello... Funziona. This had a different chief design component. Ecco, mentre là c'era un certo braccio per portare la sorgente luminosa in avanti... While in this lamp you wanted to bring the source of light as far as possible... Qui abbiamo la sorgente luminosa che viene portata invece come flusso luminoso. E viene portata in là, ecco. Here the source is steady and the beam is taken as far as possible. Sommergibile. Attraverso lo specchio. Ma la cosa importante è sempre perché è riferita a un fatto di comportamento di due persone che vivono in uno stesso ambiente, dove uno, cosa che succede normalmente nelle coppie, che tante volte dormono anche assieme e uno dorme e l'altro legge, e allora c'è giusto la possibilità di poter regolare questa cosa in questo senso, oppure uno guarda la televisione e l'altro fa i conti o fa la calzetta
Okay, the main problem in this lamp was a behavioral problem, because a couple that live together may have some let's say disagreements in behaviors. Maybe in bed somebody wants to read and the other person wants to sleep, or somebody wants to watch TV without being disturbed by the lamp. And so the mirror angle can be also regulated so as to this is only too much. Okay, it could be regulated so as to just put the beam in a certain direction. E questo è il gioco che facevo qui. Benissimo. E anche questo è spiegato, insomma, in breve. Un altro apparecchio illuminante interessante può essere questo, il fatto che questo mette in evidenza che la luce è artificiale e quindi è inutile tante volte sforzarsi a inventare il colore della luce, certe tutte apparecchiature, per imitare la luce del giorno. Se la luce è artificiale, cerchiamo di adoperare la luce artificiale in modo completamente diverso di quella che è la luce del giorno. La luce del giorno arriva dall'alto, la luce artificiale che arrivi dal basso. This lamps wants to underline the artificiality of lamps. Lamps should not always try to imitate natural light. They should try to be as artificial as possible. So if natural light comes from the sky, artificial light should come from the ground. A questo punto è chiaro che queste luci che viene dal basso, che è chiaramente regolata poi in questo senso per fare quegli effetti che ci hanno insegnato la cinematografia, il teatro, eccetera, è una lampada che deve essere presa a calci. Ecco. Oh, funziona sempre. È perché ho staccato il filo. Ecco, ma è fatta appunto a posto e quindi deve avere delle caratteristiche tali per poter essere adoperata. Being on the ground, you must be able to do whatever to this lamp. Quindi ricerca di materiali, di altre cose, che fanno tutto il complesso poi dell'operazione per arrivare poi al prodotto finito. So you research on materials and forms until you get to the final product and you find the chief design component in it. Ecco, qua invece siamo in un caso molto particolare, in cui qui abbiamo visto delle risposte quasi sempre a dei comportamenti, a delle funzioni. Qui invece rispondiamo sia a una funzione importante che è quella decorativa. E allora, until this moment we have found some very real problems and we have tried to answer to real functions, whereas now the function to give is just decoration. Okay, the mic is gone. It works. Sì. Cioè. Sì. Cali? Sì. Oddio. Direi di no? Sì. Ok, sì. Ok. Qual è anche qui il componente principale di progettazione? È voler realizzare un lampadario, diciamo, cioè un oggetto decorativo con tante luci, con tante fiamme, così come sono i lampadari di Milano, o i lampadari di Boemia, eccetera. Adoperando la lampadina, tra le altre cose inventata da Edison, quindi un americano doveva essere inventato, la lampadina ha inventato, e che è la cosa più bella, anzi, la possiamo vedere anche qui. My goodness! Help over there! Volevo una presa di corrente. Non so se c'è. Una presa di corrente. Sì, c'è, sarà una presa. Usiamo questa. Vediamo questa. Prego. No, in fondo. A plug-in lamp. La lampada più intelligente di tutte queste che abbiamo visto è ancora questa. Una piccola portalampada con la sua spinetta. Qui non si vede bene. Porco cane, ecco. Questa è ancora più bella. Bisogna spegnere queste, allora vediamo che effetto fa, perché. Ecco, questa è ancora la più, questa spegne, quella di spegne, il interruttore lì.
E guardate che è una cosa meravigliosa. Questa è il vero, la vera lampadina giusta. Poi ne vedo un'altra. Ecco, la cosa interessante forse di questo progetto è che appunto l'essenzialità dell'oggetto è la composizione di tante lampadine messe insieme. The most important thing in this project is that it is mainly made out of modular parts composing together with lamps. Ecco, con questa attenzione alla produzione, la quale una volta che ha fatto lo stampino per questo triangolino ha risolto tutti i suoi problemi, perché non ha altro che mettere insieme un po' di portarampole, avvitare un po' di lampadine, magari diventa un po' come Charlotte, perché sono tante lampadine, ma però l'oggetto ha questa caratteristica. So once the manufacturer has done the die cast equipment for this part, he's done everything, he just needs lamps. Certo è vero che questa lampadina, questo apparecchio illuminante, è effettivamente forse ancora uno dei più intelligenti, perché ha in sé proprio una caratteristica importante, che è quella di avere un prezzo tale per cui la si può lasciare sui cavalletti stradali di lavori in corso e nessuno la ruba, perché vale talmente poco che non può essere rubata. È arrivata al massimo, perfino i vetri sono dei pezzi di vetro, capito? Poi il suo stoppino non vale, però c'è tutta un'intelligenza di modo di progettare questa cosa dalla lamiera, dal lamierino tirato su e abitato con poche saldature, che ha dentro tutta un'intelligenza di progetto che magari è molto superiore a questo interruttore che va su e giù. This lighting tool is very intelligent. It's the man at work lamp that we use in Italy. It's very intelligent because it says it's so cheap that nobody would ever steal it. It's not true because everybody has at least 10 of these lamps at home. But anyway, and it's made of parts that can be put together in a very simple way, and it's one of the most intelligent lamps around.